E non saranno quattro pizze, ma saranno quattro esperienze. Ci troviamo a Val Guarnera, caro Pepe, con Totò il pizzaiolo. Degli ospiti particolari, faremo una bella degustazione di quattro pizze. Il nostro impasto è un impasto maturato 48 ore, partiamo da dei prefermenti, metodo napoletano, dove andiamo a coniugare una tradizione antica napoletana con un'innovazione dei prodotti di alta qualità e DOP direttamente da. Noi facciamo una pizza napoletana col bordo molto pronunciato, però all'interno il bordo è vuoto, cioè alveolato e pieno d'aria. Il compito dei lieviti che nelle 48 ore di maturazione trasformano gli zuccheri della farina, gli zuccheri complessi, in anidride carbonica. Abbiamo un risultato soffice, leggero e una pizza altamente digeribile. Ciò che avviene nelle 48 ore di maturazione non avviene nel nostro organismo. Iniziamo con la nostra stesura della nostra pizza. Ed iniziamo, al via questa preparazione, continuate a seguirci. Intanto io voglio giusto aprire un panetto di pasta dove vi faccio vedere tanta alveolatura all'interno e tanta attività enzimatica. Questa è l'alveolatura. Cosa denota questo? Questo denota comunque garantisce la digeribilità di un impasto, perché più aria abbiamo all'interno del cornicione, più abbiamo un impasto maturato e lievitato nelle successive ore. Adesso intanto stendiamo il nostro panetto di pasta idratato al 72% di idratazione. Panetto di 280 grammi circa. Facciamo la nostra stesura partendo dal centro e arrivando fino al cornicione. Quindi abbiamo trasferito tutta l'aria all'interno del cornicione. Una stesura delicata con pochi movimenti per non rovinare tutto il lavoro fatto fino alla 48esima ora. Vedete quanta aria all'interno si crea all'interno del nostro cornicione. Quale sarà la prima pizza che preparerò? La prima pizza che preparo per i nostri ospiti sarà la bufala DOP. Una bufala preparata con... Intanto partiamo con una farina Caputo. Noi utilizziamo la farina Caputo, che è una delle migliori farine. Andiamo a mettere una base di pomodoro San Marzano e spezzettiamo una mozzarella di bufala. Sta per essere preparata un'opera d'arte. Restate con noi perché è un momento davvero speciale. Tutto sotto i nostri occhi qui a Val Guarnera, caro Pepe. Inforniamo la nostra pizza e stendiamo delicatamente l'impasto nella nostra pala, delicatamente, per non far fuoriuscire tutte le nostre bolle d'aria. Forno a legna. Abbiamo circa 400 gradi, una cottura molto delicata, comunque non sottovalutando l'alta idratazione che abbiamo. Dobbiamo fare asciugare bene il cornicione e la nostra pizza è pronta. Continuiamo con la seconda pizza. Sono dei momenti davvero speciali. Nel frattempo lasciate un commento, scriveteci qual è la vostra pizza preferita in questo momento dalle immagini che state per vedere. In questo caso questa la faremo con un cornicione ripieno di ricotta, quindi stendiamo tutto il cornicione. Diamo un piccolo schiaffetto alla napoletana. E questa è una ricotta di bufala della provenienza del nostro territorio valguarnerese. Riempiamo il nostro cornicione. Il bordo ripieno. La pizza deve stare giusto 90 secondi all'interno del nostro forno e qui c'è il magnifico cornicione tutto vuoto e alveolato. È tutto testimoniato dalle nostre telecamere. Il nostro basilico fresco, sempre nostro territorio,
goccino d'olio e la nostra pizza è pronta. Ed abbiamo la prima delle quattro pizze preparata davanti ai nostri occhi. Andiamo a inserire del fior di latte, una salsiccia locale cotta a bassa temperatura per 68 gradi per un'ora e mezza circa. Inforniamo la seconda pizza. Partiamo con la diversamente parmigiana e me la guarnisci tutta all'uscita. Me la guarnisci tu. Fai un po' di pressione. Cosa sta facendo Michele? Allora, Michele sta preparando un pesto di basilico fresco sul momento pestato a mortaio. In questo modo non abbiamo la lama del mixer che non riscalda la clorofilla del basilico e non andiamo a perdere tutti i sentori del basilico stesso. Questi segreti li ha assorbiti durante tutte le sue esperienze? Questi sono segreti assorbiti durante le esperienze fatte al nord, ma la cosa più bella è poterle portare qui nella mia terra e poter condividere con amici, clienti e tutti quanti quel piccolo che so della mia esperienza, perché di imparare non si finisce mai. Qua abbiamo il nostro cornicione ripieno ed ecco la seconda pizza appena sfornata. Allora, qui abbiamo un datterino semisecco essiccato da noi. Datterino fresco, lo essicchiamo per 8 ore a circa 60 gradi, dove solo l'acqua vegetale il pomodorino perde, ma a me piace proprio lasciarlo semisecco e non del tutto secco, perché appunto mi piace valorizzare la scioglievolezza del pomodorino stesso. Delle chips di melanzane essiccate sempre da noi, un po' di prosciutto, perché la diversamente parmigiana deve essere diversa. Invece della melanzana fritta noi ce l'abbiamo essiccata, invece della salsa abbiamo sempre il nostro datterino che lo valorizziamo tantissimo, e invece del parmigiano adesso ci sarà una bella sorpresa. Noi amiamo le sorprese, non vediamo l'ora di scoprirle. E pochi secondi e anche la quarta pizza uscirà dal forno. Tutte le nostre pizze facciamo vedere sempre il cornicione vuoto, che è la garanzia dei nostri impasti e della nostra digeribilità. Tutti i giorni, 365 giorni all'anno, la nostra pizza è leggera e digeribile. Tutti i giorni. Melanzana essiccata, abbiamo anche la zucchina, dove il nostro classico gambe e zucchine non manca sia d'estate che d'inverno. Nonostante noi cambiamo il menù 4 volte all'anno, lavoriamo con prodotti stagionali e ricerchiamo il prodotto e la materia prima nel momento migliore che ci può dare, nel momento migliore dell'anno. Restate con noi perché al termine di questo video verrà raccontata quella che è la storia anche di questa impresa, di questa attività, di questa pizzeria, che è frutto di un amore per il territorio assorbito nel corso degli anni da diverse esperienze. Guarnire la nostra pizza, alla fine abbiamo messo dei fiori di zucca sempre del nostro territorio con una ricotta di bufala sempre del nostro territorio. Valorizziamo quella che è Val Guarnera, ma con un impasto napoletano. E come dicevamo, abbiamo quattro opere d'arte. Quattro opere d'arte. Finiamo col nostro pesto di pistacchio siciliano.
E qui abbiamo quattro degustazioni diverse. Diciamo, nel 94 mio papà aprì quella, la nostra amata pizzeria, gestita a carattere familiare. Io, come ben vedete, nasco e cresco all'interno di quell'azienda. Al che, fino ai miei 14-15 anni, io imparai con mio papà il mestiere, col vecchio mastro fornaio. Dopo qualche anno, comunque, avendo fatto 18-19 anni, sentivo l'esigenza che, oltre alla mia artigianalità e alla mia manodopera, volevo unire un pizzico di studio. Così poi sono andato alla ricerca al nord, siamo partiti per l'Emilia Romagna, io e la mia ragazza, e siamo andati alla ricerca e allo studio delle materie prime, lavorando direttamente in una pizzeria napoletana che si trovava a Cesenatico, in Emilia Romagna. Lì imparai tutti i metodi e tutte le tecniche, oltretutto affrontando anche dei corsi di formazione con grandi pizzaioli italiani e molto famosi, e lì imparai la pizza a 360 gradi, quella che è la pizza napoletana con molte ore di fermentazione, di maturazione, una pizza leggera. Poi mi appassionai sempre più al settore della panificazione e nasce sempre più, giorno dopo giorno, continua questa passione che per la pizza, perché è un amore che è un elemento che nasce e cresce proprio nelle tue mani. Tanto studio, tanti sacrifici. Qual è il suo sogno nel cassetto per il futuro? Sogno nel cassetto si realizzerà a brevissimo termine, perché voglio realizzare finalmente quello che sarà il mio sogno, di aprire una pizzeria, un'attività tutta nostra, tutta mia, con un bel servizio fatto bene, tavoli, e poter comunicare questa pizza al tavolo, perché oggi nasce come pizza da sport. L'attività, come dicevo, a carattere familiare, nasce come pizzeria da sport. La trasformerò prestissimo nei tavoli e accoglierò tutti i miei clienti nei tavoli. Cosa vuole dire a suo padre, la sua famiglia, che le è stata vicina? A mio padre dico solo grazie per avermi trasmesso questa passione, non finirò mai di ringraziarlo. All'inizio... Grazie a te di avermi fatto felice, perché hai battuto a uno dei più grandi pizzaioli e oggi sei tu, ma oltre ad essere tu, so che ci metti il cuore, quindi tutto va bene. Che devo dire? L'ho fatto io. Guarda, l'ho fatto io. Io bastava, e lui bastava una ciotolina e faceva sale, cose, aveva 2 anni. Io una ce la trovavo, tante ciotoline di lievito, sale, cose. Oggi devo dire che ha battuto a uno dei migliori e ne sono orgoglioso. Però c'è da dire che non si finisce mai di imparare, e che il vero segreto per andare avanti nella vita è l'umiltà e la condivisione di questo mestiere, mettendo da parte tutte quelle che sono magari nel posto dove ci troviamo, quelle che sono le cattive abitudini, ma di avere sempre umiltà e condivisione per quello che si fa. E le emozioni che avete regalato con i vostri prodotti, con le vostre quattro pizze, e le emozioni che avete regalato anche adesso, con le parole anche del padre che è felice di avere un figlio che ha saputo anche distinguersi, arrivando a dei livelli alti. Sicuramente sì, perché anche perché io ci sono nato in questo lavoro. A 6 anni già lavavo tazzine nei bar, a 10 anni già sapevo fare i gelati, poi in pasticceria, ristorazione, eccetera, eccetera. Si inizia comunque da una gavetta, quindi, che potrebbe essere difficile da accettare, come quella che ho fatto, come quello che veniva a me difficile da accettare quando ero piccolo verso i suoi passi, però poi comincia ad amarlo questo lavoro quando inizi a capire e inizi a vedere ciò che tu crei dall'inizio fino alla cottura di un prodotto. E quello è il percorso, come tutte le cose importanti vanno sudate e conquistate. Complimenti per il vostro cammino. Grazie. E tanti auguri per il vostro futuro. Grazie.